sono comunitari, giusto? Prima erano extracomunitari e quando erano extracomunitari nel nostro paese stavano da Dio, per esempio non pagavano il servizio sanitario, era tutto gratis. Lo capite perché? Gratis. Adesso sono comunitari e se lo devono pagare e non hanno i mezzi per poterselo pagare. Io parlavo con delle puttane a Padova, puttane straordinarie, intelligentissime. Il sindaco aveva multato i clienti, dava la multa ai clienti quando si fermavano per il tralcio del traffico. Avevano ordinato il lavoro delle puttane, le puttane non hanno reagito, hanno fatto un sindacato e hanno detto chi ci presenta la multa tromba gratis. È bellissimo. E trombavano gratis. Dei pullman da Genova partivano. E mi dicevano che queste puttane romane che stanno tornando vecchie malattie che noi non ce l'avamo più abituati, tipo lepra, TBC, stanno tornando le cliniche per fare l'aborto clandestine, di nuovo le fattucchiere, perché prima prendevano la pillola che devono pagare al servizio sanitario, adesso non hanno i soldi per prenderla, rimangono incinta o abortiscono perché sanno che fine fa poi il figlio di una donna che qua non ha il permesso di soggiorno, o viene preso dal marito e rapito e portano via i coglioni e rimangono in una situazione incredibile. Sui bambini voi non sapete che in Italia in questo momento sono spariti quest'anno in un anno 1800 bambini, 1800, di cui 500 sotto i 14 anni, di cui 300 italiani sotto i 14 anni che spariscono. Che cazzo